Allora mi chiedo, è forse sbagliato cercare di garantire a tutti i cittadini che risiedono nel nostro paese una vita dignitosa per loro e i loro figli? Assolutamente no. Chiunque di noi abbia fatto l'amministratore locale ha contribuito a questo processo e lo ha fatto per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità, della religione e delle proprie convinzioni politiche. In migliaia di comuni nel nostro paese convivono serenamente donne e uomini di razza e cultura distinti nell'origine ma identiche nella quotidianità. Questo è quello che voi non conoscete. Voi, con il vostro disegno politico, state compromettendo tutto questo. Siete degli irresponsabili. Vorrei fare una riflessione politica. Io non mi stupisco del fatto che la sinistra si adoperi ancora una volta per liberare i delinquenti e soprattutto favorire l'immigrazione clandestina. È nel DNA della sinistra. Non è una novità che la sinistra si batta per l'abolizione del reato di clandestinità. Siamo un po' perplessi per l'atteggiamento da parte dei colleghi di Forza Italia che stanno cercando di capire dove si trovano. C'è un po' di confusione anche in NCD. Vedremo l'evolversi, ma ne risponderanno anche loro, come tutti, ai cittadini. Ma c'è una novità nello scenario politico del nostro paese e ne prendiamo atto. Il Movimento 5 Stelle ha finalmente gettato la maschera. Infatti sarà grazie a voi se il reato di clandestinità sarà abolito. Grazie a nome dei cittadini italiani. Finalmente avete fatto capire agli italiani cosa volete. Colleghi del 5 Stelle, siete una costola della sinistra più radicale, che vuole più clandestini e meno sicurezza, pensando troppo a chi sta nelle carceri, i delinquenti, e poco ai cittadini onesti. E siate sicuri di questa cosa, è degli italiani che dovrete renderne conto, oltre che la vostra coscienza. In conclusione, signor Presidente, un'ultima cosa. La Lega ha sempre espresso le proprie idee in maniera democratica. Noi siamo gandhiani, non abbiamo mai creato problemi a nessuno, anche attraverso il nostro giornale. La Padania è un simbolo del nostro movimento, ma qualcuno vuole eliminarla. Non toccate la Padania o vi garantiamo... Colleghi, levate, non c'è bisogno, credo che il dibattito sia lungo e intenso, i commessi per cortesia levino... Levate, senatore Bitonci, senatore Divina. Non toccate la Padania, vabbè, o scateniamo l'inferno. Ho capito, il giornale ho capito, però non c'è bisogno di ostentarlo. Chi vuole lo compra in edicola. Vabbè, non senatore Bitonci. La Padania o scateniamo l'inferno. Vabbè, prego di anche... i segretari di collaborare. Ma senatore Bitonci, lei è un capogruppo, collabori per poter proseguire. Senatore Crosio ha concluso il suo intervento, lei stava intervenendo, quindi è iscritto a parlare il senatore Caliendo.